Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Kairos. Oggi ho il piacere di presentarvi il dottor Angelo Stimolo. Ciao Angelo, come stai? Ciao Ilaria, salve a tutti, io sto bene, grazie. Dici un po' di te. Mi presento. Bravissimo. Sono medico chirurgo, quindi laureato in medicina e chirurgia. Come specializzazione ho una specialità in medicina termale e come già hai accennato tu poco fa, sono anche esperto di idrocolonterapia e quindi in studio dove lavoro normalmente tutti i pomeriggi mi occupo di idrocolonterapia, quindi nella gestione poi dei pazienti in funzione delle varie problematiche intestinali. Molto bene, io ti ho voluto fortemente qua in puntata perché Kairos appunto è un programma che si occupa di benessere e dare alle persone un modo per star bene, quindi anche creare consapevolezza. Per cui ti chiedo specificamente che cos'è l'idrocolonterapia? Allora, l'idrocolonterapia, anche se sul territorio italiano è una pratica che si svolge da almeno 35-40 anni, purtroppo non è così conosciuta. Sfruttiamo questo piccolo spazietto magari per dare qualche informazione in più. L'idrocolonterapia consiste in un lavaggio dolce del colon, quindi nella parte diciamo terminale dell'apparato gastrointestinale, attraverso l'utilizzo di semplice acqua di rete, che viene filtrata con dei filtri appositi per rimuovere tutte le impurità, al fine di pulire quello che è l'ambiente intestinale, quindi il colon. Perché questo? Perché il colon è un organo purtroppo spesso dimenticato, è dentro nella pancia e quindi non si sa bene che cosa faccia, ma in realtà rappresenta il fulcro di quello che è l'organismo. Oggi tantissime persone quando arrivano mi dicono sì, il colon è il secondo cervello. In realtà io vado un pochino oltre e lo classifico come primo cervello in assoluto. Addirittura? Perché oltre a quelle che sono le funzioni di tipo digestivo e quindi e di assimilazione dei nutrienti, a livello addominale, l'addome, la cavità addominale è comunque è il centro delle emozioni. E poi il colon è un organo che è innervato addirittura da due sistemi di innervazione differenti. Quindi questo ci fa capire già anche il tipo di importanza e la centralità di questa struttura. Senza considerare il fatto che a livello del tratto finale dell'apparato gastrointestinale sono presenti circa il 70-80% di tutte le cellule che vanno poi ad occuparsi della produzione degli anticorpi. Quindi il sistema immunitario ha come base nel 60-70% all'interno del colon o comunque nell'ambito tra colon e intestino tenue. Quindi anche per quello che riguarda problematiche legate per esempio ad allergie o situazioni similari, il colon svolge comunque un ruolo estremamente importante. Quindi un colon pulito ti preserva diciamo sia dalle allergie di cui hai appena parlato, ma anche immagino da altre problematiche. Anche altre problematiche. In alcuni casi, per esempio, ci sono delle patologie come ad esempio la psoriasi, che ha come uno dei fattori predisponenti una certa risposta di tipo autoimmunitaria. In quel caso può essere utile, perché andando a gestire l'intestino, quindi a pulire il colon da quelle che possono essere tutte le scorie accumulate o addirittura attaccate alla superficie interna dell'intestino, del colon stesso. Sotto forma anche di colla, possiamo definirla? Più che di colla utilizzare la definizione incrostazione. Incrostazione. Ecco, sono delle vere e proprie incrostazioni fecali che possono rimanere attaccate sulla mucosa del colon, quindi all'interno dell'intestino, anche per anni. E in tutto questo periodo quel materiale va incontro a fermentazione, putrefazione,
e ovviamente produce delle tossine che il colon, siccome fa quello di lavoro, assorbe e lo immette in circolo. Quindi anche nel sangue? Eh sì, queste tossine poi passano nel sangue, ovviamente non potendo rimanere all'interno del torrente circolatorio, devono poi essere stoccate in tutta una serie di punti strategici in modo tale che a livello diciamo, il sangue rimanga comunque relativamente pulito e il tessuto si occuperà poi di smaltirle queste tossine attraverso anche il sistema linfatico. Il problema è che l'accumulo di tutte queste tossine col passare del tempo mandano in tilt anche il sistema linfatico e quindi ci si ritrova poi non solo ad avere una problematica di tipo intestinale e quindi nella fattispecie quella più frequente è la stitichezza, ma io mi trovo di fronte anche e spesso in associazione una problematica per esempio di ritenzione idrica. Perché essendo diciamo, il sistema linfatico, i tessuti periferici intasati da queste tossine e che continuano ad arrivare, ma perché il colon ne sta continuando ad assorbire già di suo, alla fine in periferia il mio corpo continua a stoccare tossine ma che non riesce ad eliminare e quindi alla fine per evitare di trovarsi di fronte ad uno stato infiammatorio generalizzato, il corpo reagisce diluendo queste tossine con l'acqua. Ma l'acqua rimane in periferia e questo va a creare, diciamo, non è sempre così, ma in una buona percentuale dei casi può andare a determinare un accumulo di liquidi e quindi succulenza piuttosto che edimi a livello periferico, che esteticamente parlando non sono proprio il massimo. Diciamo, al di là dell'estetica, però anche. Ma c'è una problematica molto più pesante, molto più grave, che è invece la problematica di tipo funzionale. Esatto. Perché se quelle tossine io dalla periferia non riesco ad eliminarle, rimangono lì, nel accumulate corpo. E rimangono nel corpo, ovviamente determinando un affaticamento che col passare del tempo diventa cronico, quindi il rene continuerà a funzionare perché quel tipo di funzione non viene meno, non riesce però ad intercettare queste tossine perché sono distribuite a livello periferico e quindi il sistema corpo si trova diciamo in una situazione di fatica, quindi appesantito, al di là di quello che può essere la problematica digestiva, ma appesantito proprio anche a livello periferico. E non intendo soltanto le mani o i piedi, adesso andiamo incontro all'estate, quindi è facile magari vedere, che ne so, le caviglie un po' più gonfie, le gambe un po' più pesanti. Ma questo tipo di problematica, quindi questo tipo di tossine, agiscono anche a livello del sistema nervoso centrale. E va anche sulle emozioni a questo punto? È un pochino anche sulle emozioni, perché avere un colon più sporco, diciamo, rende il soggetto un pochettino più reattivo. È una parola un po' forte, più cattivo. Perché va ad interferire con quelle che sono, diciamo, tutta una serie di altre reazioni biochimiche che si sviluppano proprio a livello intestinale. Faccio anche un piccolo inciso. Il colon, l'abbiamo detto anche poco fa, diciamo, ha come funzione principale quella di ricevere il cibo che attraverso la masticazione, la deglutizione e poi il passaggio nelle varie strutture incomincia ad essere digerito e questa digestione viene poi completata a livello del colon dove poi i nutrienti vengono assorbiti in maniera completa. Quello che non ci serve viene eliminato sotto forma di feci. Il colon però non fa solo questo. Abbiamo detto prima che è una sede importante per quello che riguarda il sistema immunitario, ma è una sede importantissima anche per quello che riguarda la produzione della serotonina. E la serotonina è quello che viene definito, diciamo così, dal pubblico, l'ormone del buon umore, del benessere. Se io mi trovo di fronte ad un organo che è
fatemi passare il termine, incastrato, quindi che non riesce ad evacuare in maniera corretta, che continua a mantenere e a trattenere del materiale, queste tossine interferiscono anche sulla produzione della serotonina, che quindi si abbassa e di conseguenza il soggetto incomincia a cambiare anche l'umore, quindi con una tendenza magari non così spiccata all'inizio verso la depressione o comunque verso un pensiero negativo. In quel caso lì ogni minimo problema diventa una montagna insormontabile, ma perché si perde anche, e qui torniamo al discorso del sistema nervoso centrale, la lucidità nell'affrontare quella situazione. Caspita, quante cose, e noi veramente lo sottovalutiamo questo intestino, cioè il nostro intestino. Noi lo sottovalutiamo perché, diciamo, almeno nella società moderna ci sono troppe cose da fare. Il nostro amico migliore, nella maggior parte dei casi, o in una buona percentuale dei casi, è lo smartphone o il tablet. Chi non ha uno né l'altro si attacca alla televisione e il colon rimane lì, subisce però l'azione anche da parte di questi dispositivi, perché quando noi siamo di fronte ad uno schermo la nostra volontà viene in parte resettata e quindi, siccome sono lì, magari mi sto anche annoiando, comincio a mangiare, ma mangio magari in maniera disfunzionale, in comunque maniera completamente scordinata, quindi ci metto annoiata, i popcorn insieme alle patatine e poi magari la Nutella, magari, e poi magari se c'è anche la Nutella gli do anche una cucchiaiata anche di quella. Ma tutte queste cose è vero che ci danno una soddisfazione dal punto di vista del gusto e tutto quello che vogliamo, ma tutta questa roba qua finisce poi nei vari passaggi, in ultima analisi a livello del colon, e il colon lo deve gestire cercando di trarre il massimo beneficio da quello che noi mangiamo. E qui entriamo poi in un altro argomento che potrebbe rubarci altre 8 puntate, che è quello dell'alimentazione. Purtroppo noi oggi siamo convinti che quello che mangiamo faccia parte in maniera assolutamente perfetta dello schema alimentare mediterraneo. In realtà probabilmente di quello che dovremmo mangiare come alimentazione mediterranea forse ne mangiamo il 5%. E in tutto questo il junk food, quindi cibo spazzatura, il cibo da asporto, pur stando attenti a quello che può essere la qualità, quindi magari preferire l'integrale piuttosto che altri elementi nutrizionali, non ci garantisce comunque un risultato soddisfacente, perché purtroppo sul mercato noi troviamo questo tipo di alimentazione, che è un'alimentazione molto più diffusa rispetto a quella diciamo che invece dovrebbe essere, ma semplicemente perché è più facile da trovare. Che poi non è detto, perché mi sono resa conto in questi giorni cucinando per me stessa che il semplice è anche più veloce da cucinare, quando in realtà si crede che appunto l'alimentazione veloce, quindi del junk food, ci porta a risparmiare tempo. In realtà effettivamente non è così. Allora, non è sempre. Allora, non è così, però nell'immaginario collettivo è diventato così. È diventato così perché si vede anche tante volte in pubblicità il passaggio magari di alcune promozioni che ti inducono ad utilizzare quel tipo di alimentazione perché te la portano anche a casa, no? E quindi diciamo, se ognuno di noi non è più che ferrato in questo ambito, e sfortunatamente non è così facile, perché il ragionamento, il discorso legato all'alimentazione non è proprio una cosa scontata, e quindi gestirsi e barcamenarsi all'interno di, diciamo, di questa grossa fetta culturale comporta fatica, perché non è sufficiente
che ne so, andare su un sito, guardare la ricettina e poi in base agli ingredienti vado al supermercato e cerco di comprarli. Alcune volte quegli ingredienti li trovo, altre volte no, e quindi devo incominciare a girare su più punti vendita per andare a recuperare tutti quegli ingredienti per cucinare quel piatto. A un certo punto mi giro il primo, mi giro il secondo punto vendita, dopodiché smetto, ma perché? C'è il traffico, magari c'è impegni lavorativi, i figli, la famiglia, insomma, certo. Quindi ci sono tutta una serie di altri elementi che interferiscono e a quel punto ci portano a semplificare, ma a semplificare tanto quello che è la ricetta di partenza, e alla fine mi accontento di quello che ho a casa. E tante volte e ci va bene, già pronto. Tante volte ci va bene perché magari conosciamo già, diciamo, almeno un'infarinatura diciamo, di quello che noi dovremmo mangiare, e quindi qualcosa di questi alimenti ce l'abbiamo già a casa. Altre volte non ci va così bene e quindi insomma quello che troviamo in cucina lo utilizziamo, cercando di avvicinarci a quel tipo di ricetta, ma lì non è tanto poi quella che è la presentazione del piatto, è quello che costituisce il piatto e che poi entra all'interno dell'apparato gastrointestinale. Esatto. Senti, io da massaggiatrice mi capita spesso di massaggiare i ventri delle donne, degli uomini, sì. E mi capita sempre più spesso, sì, di chiedere: ma vai regolarmente in bagno? E molti mi dicono sì sì, anche 2-3 volte al giorno. So per esperienza, perché comunque mi sono informata e comunque ti conosco anche da diversi anni, che avere un'evacuazione più alta al giorno non è sinonimo di intestino pulito. Prima hai parlato di incrostazioni e mi è venuto in mente il tubo dello scarico dell'acqua, no? Sì. Che, l'esempio più lampante. Esatto, l'acqua passa tranquillamente, però non è detto che sia pulito effettivamente. Per cui sì, ok, mangiare bene, sì, no, la cosa principale è mangiare bene, assolutamente. Sicuramente l'idrocolonterapia ci porta a migliorare questo aspetto di pulizia, giusto? Sì, faccio però un passettino indietro. Vai. E mi ricollego all'affermazione di poco fa. Vai in bagno? Sì, sì, io vado in bagno regolarmente. Allora, anche qua si apre una parentesi, diciamo, piuttosto importante. Perché, così come per l'alimentazione, anche sul concetto del vado in bagno regolarmente, ognuno lo interpreta come vuole. E quindi qua ho notato. Siamo in 60 milioni di abitanti sul territorio nazionale, ci sono 60 milioni di persone che vanno regolarmente in bagno. Va bene, cioè, per carità, non contesto questo. In realtà però diciamo che questo tipo di andare in bagno lo divide in due grosse categorie. Allora, nella prima categoria ci sono per esempio quelle persone che hanno una regolarità francamente scombinata, mettiamola così, ovvero vanno in bagno magari ogni 4, 5, addirittura una volta alla settimana. Dall'altra parte invece c'è un altro gruppo che non è così ridotto dal punto di vista numerico, che invece riferisce ad andare in bagno anche 3, 4, 5, 6 volte al giorno. Allora, per queste due categorie che sono, fatemi passare il termine, sono gli antipodi, no? Sono gli estremi. In mezzo a questi due estremi c'è, come potete immaginare, una marea di situazioni intermedie. Ma ho preso questi due estremi perché per far capire che poi è una valutazione di tipo soggettiva. Cioè, ognuno di questi due estremi è convinto di andare in bagno in maniera regolare, ma perché non ha altri elementi di confronto. Per chi è estetico, e quindi chi va in bagno, facciamo un estremo, chi va in bagno una volta a settimana o addirittura una volta ogni 15 giorni, nonostante lassativi, nonostante enteroclismi, clisteri, eccetera, eccetera. Che anche lì i lassativi possono essere anche infiammanti, diciamo. I lassativi non hanno una funzione di modificare il contenuto intestinale. Il lassativo, quando arriva all'interno a livello, diciamo, intestinale, il lassativo è una sostanza che irrita.
fatemi passare questo termine, irrita la mucosa intestinale e quindi il colon aumenta la peristalsi, ma perché la sua funzione è quella di eliminare più velocemente quel tipo di molecola. Okay. Aumentando la peristalsi, quindi la velocità di progressione delle feci, quelle poi vengono eliminate, ma la consistenza, se io sono ostitico, la consistenza resta quella, non cambia. Dicevi, tornando allora, al discorso di prima. Sul discorso della stitichezza, allora lì, se poi lo spieghi, diventa più facile capire anche il ragionamento delle incrostazioni, perché se io vado in bagno una volta ogni 15 giorni, quel materiale entra in contatto con la mucosa, ci resta per molto più tempo rispetto a quello che dovrebbe essere diciamo la normalità, e quindi gradualmente incomincia ad attaccarsi. Nel punto in cui si attacca crea una piccola area infiammatoria e quelle feci vanno incontro a processi diciamo aggiuntivi di fermentazione, addirittura putrefazione, e tutti questi processi producono le tossine che dicevamo prima, vengono assorbite, entrano in circolo e poi si distribuiscono. Il versante opposto, quindi le 4, 5, 6 scariche diarroiche o comunque feci magari non diarroiche ma poco formate, apparentemente anche questo può essere un vantaggio, perché tante volte sento dire: ah dottore, io non faccio in tempo a finire di bere la mia tazzina di caffè che devo andare immediatamente in bagno, no? Quasi vantandosi di questo aspetto. Io dico, per carità, piuttosto che andarci ogni 15 giorni, tra virgolette, va bene anche così. Il problema però è che questa situazione può essere indice, per esempio, di un'intolleranza alimentare, magari nei confronti del caffè o magari nei confronti di altre molecole contenute all'interno di quello che noi mangiamo e che, non sapendo, interferiscono con quello che è il corretto funzionamento del colon. Quando queste sostanze entrano a contatto con la mucosa, la irritano né più né meno come possono fare i lassativi, e quindi il colon amplifica i movimenti peristaltici per eliminare il più rapidamente possibile quel tipo di sostanze. Il corpo ha un'intelligenza tutta sua e quindi... È per quello che io torno alla prima frase che ho detto all'inizio della puntata: non è il secondo cervello, ma è il primo cervello in assoluto. Cioè è capace di fare, intanto di lavorare in totale autonomia. E questo è giustificato anche dalla presenza di due sistemi di innervazione differenti. Ma poi, diciamo, ha un'interazione diretta anche nei confronti e con il cervello, quindi il sistema nervoso centrale. Io faccio sempre un esempio proprio per rendere lampante questo tipo di connessione, perché poi tanti non riescono a rendersi conto anche dell'importanza, ma semplicemente perché non viene spiegato. Le persone che arrivano da me in studio, il 99,9% queste cose non le sanno, perché le ignorano completamente. Completamente. Perché il cervello pensante e il cervello intestino sono direttamente collegate? L'esempio lampante può essere questo. Allora, arrivo a casa, dopo una giornata di lavoro, sono affamato, mi mangerei qualsiasi cosa mi trovo davanti. Però vabbè, ho il tempo di prepararmi qualcosina, mi siedo e incomincio a mangiare. Mi squilla il telefono e dall'altra parte c'è non so, la mia migliore amica, il mio migliore amico, la mia vicina di casa che mi dice: guarda, non sono stato bene, sono in pronto soccorso, non riesco a capire che cosa c'ho, sto malissimo. Ora, se non ci sono dei rapporti particolarmente stretti, uno dice: vabbè, ascolta, se hai bisogno dimmelo. Ma se è una persona magari con la quale io sono legato in maniera, diciamo, importante, non sto lì a chiedere ulteriori informazioni. Poso la forchetta o il cucchiaio, rimetto le scarpe nonostante la giornata lavorativa intensa, vado in pronto soccorso. Allora, nel momento in cui ho sentito che cosa mi ha detto questa persona al telefono, si è bloccata la sensazione della fame, ovvero il fatto di avere fame, quindi di dover soddisfare questo tipo di bisogno, è passato in secondo piano, perché mi è arrivata una notizia nettamente più importante e che devo risolvere il più rapidamente possibile. E quindi
Da quel momento in poi si chiude il circuito ho bisogno di mangiare e si apre invece quello di andare in pronto soccorso, capire che cosa c'ha questa persona, parlare magari con i medici, eccetera, eccetera, fino a che non chiudo questa parentesi, ovvero non ottengo il referto di dimissione dall'ospedale, il circuito ho fame e devo mangiare resta comunque spento. Le priorità sono altre in quel momento lì. Quindi il rapporto intestino-cervello funziona anche in questo senso. Ok. Ed è una via a doppia direzione. L'intestino parla con il cervello, il cervello parla con l'intestino. E questo avviene in millesimi di secondo, se non addirittura ancora meno. Senti Angelo, come eventualmente se io volessi fare questo idrocolonterapia, come ti contatto? Dove ti trovo? Allora, i miei contatti si trovano tranquillamente anche su internet, inserendo il mio nome e il mio cognome, risulta già sia l'indirizzo mail che il numero di cellulare al quale potermi contattare, quindi o telefonicamente, c'è addirittura chi mi manda direttamente un messaggino o eventualmente anche sulle varie piattaforme online di prenotazione c'è anche questo tipo di servizio dove il paziente può direttamente prenotare la prima visita con me. Attraverso questa piattaforma mi arriva poi il messaggio di prenotazione da parte del paziente e in quel caso se non viene specificato all'interno del form di prenotazione da parte della persona che ha preso l'appuntamento, sono io che poi mi appunto il numero di telefono di ciascuno di loro in modo da potersi risentire, capire qual è la problematica e cercare di impostare una preparazione magari da iniziare qualche giorno prima di vederci noi in studio, preparazione che anche se la parola può essere un po' così fuorviante è semplicemente basata su due prodotti. Uno è un probiotico, quello che dicevamo prima, e l'altro invece è un basificante che mi serve per cercare di iniziare a rendere l'ambiente intestinale un pochettino meno infiammato. Per poter così agevolare nell'atto Bravissima. Se poi nei giorni precedenti al primo appuntamento attraverso l'azione di questi due prodotti si riesce già a modificare la consistenza del contenuto intestinale, quindi delle feci, anche la prima seduta diventa molto più semplice perché poi meno le feci, impattante, immagino chi sì, non ha mai fatto una cosa del genere, si staccano più facilmente. Certo. Soprattutto le incrostazioni si staccano più facilmente. Perché poi l'intestino, primo cervello, si rende conto di quello che sta succedendo e quindi i vari messaggi anche se sono distaccati e dissociati tra di loro, ma lui li mette insieme e si fa la sua idea. Perfetto, grazie Angelo per essere stato qui. Grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie per aver specificato, abbiamo compreso quanto un intestino pulito, quindi anche grazie alla idrocolonterapia, ci permette di vivere una vita più sana, più agevole e sicuramente più, come abbiamo detto, di buon umore, sì, possiamo dirla. E soprattutto anche di una forma fisica, insomma, anche più adeguata rispetto a quella che magari abbiamo in questo momento. Esatto, per cui ci vediamo alla prossima puntata. Io ringrazio sempre 07 Bar per la location, per l'ospitalità che ci dà e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie mille a voi, grazie. Ciao, grazie per l'invito, arrivederci.